Siamo ormai alla fine dell'anno liturgico, la trentatreesima domenica del tempo ordinario, ci propone dal Vangelo secondo Luca il capitolo 21, che contiene il cosiddetto discorso escatologico. C'è un parallelo sia in Matteo. Che in Marco è l'ultimo grande discorso di Gesù prima della sua passione, morte e risurrezione. È il discorso che annuncia la tragedia della passione, che annuncia la rovina di Gerusalemme, che annuncia il compimento della storia e il rinnovamento dell'universo. Gesù annuncia la propria imminente passione, che avverrà dopo qualche giorno. Gesù annuncia la caduta di Gerusalemme, che avverrà nel 70, 40 anni dopo. Gesù annuncia la fine del mondo, che avverrà quando non lo sappiamo, ma avverrà. Annuncia le ultime cose, annuncia che si va verso la fine, annuncia che le cose andranno male, che ci saranno situazioni tragiche e dolorose. Ma mentre annuncia questo, dice ai suoi discepoli, non lasciatevi spaventare, badate di non lasciarvi ingannare. Queste cose avverranno, situazioni negative di persecuzioni contro di voi ci saranno, sarete addirittura traditi dai genitori, dai fratelli, dagli amici e tuttavia nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto, voi siete al sicuro con la vostra perseveranza. Salverete la vostra vita. La capacità di resistere sotto pressione è la perseveranza. Gesù invita i discepoli ad essere coraggiosi proprio nel momento della passione, a seguirlo fino alla croce, sapendo che non è l'ultima parola. Le ultime cose non sono la morte di Gesù, la caduta di Gerusalemme, la fine del mondo. Le ultime cose sono la risurrezione di Gesù, l'annuncio del regno, il rinnovamento dell'universo nella gloria di Dio. Quello è l'ultimo destino a cui il Signore guida l'umanità e il mondo. I discepoli devono essere preparati ad affrontare le difficoltà, sapendo che non è quella la fine. Come prima lettura ci è proposto un breve testo del profeta Malachia, l'ultimo dei profeti, il quale annuncia l'imminente venuta di un giorno rovente come un forno. Il giorno di Dio è come un forno. Pensate che fine fa la paglia nel forno. I superbi e tutti quelli che commettono ingiustizia saranno come paglia. Quel giorno, venendo, li brucerà. Ma voi invece, che non siete superbi e non siete operatori di ingiustizia, voi che temete il mio nome, vivrete quel giorno come benefici raggi di un sole di giustizia c'è la differenza del giorno rovente come un forno da una bella giornata di sole che rallegra. Il sole di giustizia è una espressione di Malachia che nella nostra tradizione è stato applicato a Gesù. Gesù è il sole di giustizia. La nascita del sole al 25 di dicembre è diventata la festa della nascita di Gesù. Perché è lui il sole di giustizia che sorge con raggi benefici. Ha un effetto distruttivo per i superbi. Ha un effetto benefico per quelli che temono il suo nome. Allora, non abbiate paura delle difficoltà. Devono avere paura i superbi operatori di ingiustizia. Quelli sì, verranno bruciati. Perché il Signore giudicherà il mondo con giustizia, dice il Salmo 97. E noi lo ripetiamo con insistenza, ricordandoci che è un salmo che usiamo a Natale. È lo stesso salmo responsoriale della messa del giorno di Natale. Il Signore viene a giudicare il mondo, giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Non abbiamo paura di affrontare la venuta del Signore perché siamo suoi discepoli, perché siamo dalla sua parte, anzi siamo contenti che il Signore venga e desideriamo che venga a portare a compimento l'opera di giustizia. Ricordate qualche domenica fa abbiamo insistito sul tema della giustizia la vedova chiede fammi giustizia e il pubblicano torna a casa giustificato il Signore viene per fare giustizia per cambiare la vita di Zaccheo per trasformare in bene la nostra esistenza per farci risorgere a vita nuova ancora una pagina dalla lettera di Paolo ai Tessalonicesi. L'Apostolo aveva sentito che alcuni, illudendosi che il mondo stesse per finire, avevano smesso il lavoro e vivevano disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione, con una fissazione religiosa. Se il mondo sta per finire, perché lavorare? Aspettiamolo tranquillamente godendoci la vita. A questi tali... Paolo dice, ordino di guadagnarsi il pane lavorando con tranquillità. Continuate a fare le cose normalmente e fatele bene. Questo è il modo migliore per aspettare la venuta del Signore. Non dimenticatevi che aspettiamo la novità, ma non fuggiamo dalle responsabilità di questa vita. Facciamo bene quello che dobbiamo fare giorno per giorno, nella continua attesa che il Signore venga a giudicare la terra. E con la nostra perseveranza salveremo la nostra vita. Oh.